sul vaccino. No, sul vaccino sono molto breve. Allora, io ho sempre avuto la speranza che il virus si accomodasse alla porta prima dell'arrivo di un vaccino che deve avere le seguenti caratteristiche: essere disponibile, essere efficace ed essere sicuro. È evidente che noi dobbiamo, come medici, cercare di applicare quello che abbiamo in mano. In questo momento le terapie di profilassi che abbiamo in mano sono quelle contro, per esempio, il virus influenzale. Quindi noi dobbiamo fare una massiccia opera di persuasione per quanto riguarda la vaccinazione veramente di massa contro l'influenza. Dopodiché, nelle categorie, nelle più fragili, anziani e portatori di patologia, anche contro la polmonite da pneumococco. Perché? Perché questo contribuirà a fare chiarezza e questo contribuirà anche a limitare l'entità delle patologie di pertinenza intranosocomiale, quindi ospedaliera, cioè limiterà il danno che deriva dal fatto che tutti vanno in pronto soccorso. Faccio un appello al professor Monti, e sicuramente ci avrà già A pensato. La prima vaccinarsi. misura che io cercherei di adottare è quella veramente di spendere bene il denaro in misure che siano utili a mettere in correlazione lineare e quindi cercare di far dialogare l'ospedale con il territorio. Questo credo che sia valido in tutti i paesi europei, perché se 60 secondi l'ospedale è di spot, qualcosa di... 60 secondi.